Si è concluso nella mattinata di mercoledì 5 ottobre, poco prima delle 6.30, l'intervento di soccorso nei confronti di un 72enne di Inverso in Val Chiusella. Nel tardo pomeriggio del giorno precedente, l'uomo si stava recando presso il suo alpeggio Alpe Orti, a 2200 metri, con un amico, quando è caduto. L'allarme alla centrale operativa del 112 è stato dato verso le 19. Purtroppo non è stato possibile inviare un elicottero. È stata organizzata quindi una prima squadra dei tecnici del soccorso alpino con due sanitari che si sono portati velocemente sul luogo dell'incidente, hanno stabilizzato lo sventurato e iniziato la discesa portando l'uomo sulla barella specifica per soccorsi su terreni impervi. Nel frattempo sono giunta anche una seconda squadra di Ivrea e più tardi una terza proveniente da Valprato e dalla Valle Orco, per un totale di 15 tecnici, un medico e due infermieri. Il gruppo è sceso di notte con il paziente e dopo circa 4 ore ha raggiunto l'ambulanza che l'ha trasportato in ospedale. Il 72enne nel corso della discesa è peggiorato e ha dovuto essere rianimato con massaggio cardiaco.